Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Dopo il video sull'analisi della fotografia di Blade Runner 2049, ho deciso di parlarvi un po' del Blade Runner del 1982 e anche questa pellicola ha avuto una fotografia rivoluzionaria per l'epoca. Film appunto del 1982 è diretto da Ridley Scott e la cui fotografia è stata curata da Jordan Cronenworth. Blade Runner è un capostipite del genere di fantascienza per tutta una serie di motivi, tra cui la bellissima fotografia che tra l'altro richiama anche un po' il genere noir. Sì, perché ragazzi, Blade Runner non è solo un film di fantascienza. Blade Runner, come ho appena detto, si ricollega ai film noir classici di Hollywood, dai quali lo stesso Ridley Scott ha preso spunto. Film come Il bellissimo mistero del falco, che se non avete visto vi consiglio di recuperare, soprattutto se amate appunto il genere noir. Blade Runner era considerato da Ridley Scott, prima che un film di fantascienza, un film noir. E la pellicola ha richiamato così bene questo genere che lo stesso Ridley Scott a un certo punto ha ammesso che quasi si era dimenticato che questo film si svolgesse nel futuro. Scott voleva che visivamente Blade Runner richiamasse soprattutto il lavoro fatto da Orson Welles nel suo Quarto potere, Citizen Kane, che se vi può interessare sarà l'oggetto della prossima analisi. Per cui i tratti distintivi di Blade Runner sono l'uso di una forte retroilluminazione, un alto contrasto nell'illuminazione dei volti e delle location, con tagli di luci e ombre sulle pareti, angolazioni insolite e l'uso frequente di silhouette, caratteristiche visive proprie dei vecchi film noir in bianco e nero, soprattutto Quarto potere, che in questo e in tantissime altre cose fu veramente rivoluzionario per l'epoca. In aggiunta a tutto questo, fumo, pioggia, nebbia e fulmini danno al film una forte personalità, un tratto distintivo, ragazzi. Infatti, chiedete a qualsiasi persona cinefila di pensare a un film fantascientifico ambientato nel futuro dove domina la pioggia. Sicuramente questa persona come primo film vi citerà Blade Runner. In Blade Runner le strade sono sovraffollate, piene di persone che sembrano quasi formiche. Sono tutte uguali, tutte parti di un flusso. Per di più questa massa di persone è stata volutamente tenuta in colore per uniformarla ancora di più. Come ho detto poco fa, ci si ispira ai film noir, ma l'ambientazione naturalmente è futuristica. La Los Angeles del futuro è piena zeppa di luci al neon, pubblicità proiettate sulle pareti, visivamente meravigliose, ragazzi. I neon che erano utilizzati nelle inquadrature erano mantenuti a un livello che impedisse eventuali sfarfallii in camera, mentre quelli fuori dall'inquadratura venivano utilizzati come fonte di luce primaria, lasciandoli al loro livello luminoso massimo. E le luci al neon erano così tante e così luminose da permettere di effettuare alcune riprese in slow motion, ad esempio nella scena in cui Deckard insegue la replicante Zora. La sceneggiatura prevede che lei corra attraverso una serie di vetrate e il primo risultato di questa ripresa a Ridley Scott non piace per niente. E lo stesso Ridley Scott, dopo un altro tentativo andato a vuoto, ha l'idea di mettere all'interno delle vetrine i neon che erano utilizzati per le illuminazioni nel set fuori, in strada. E la resa finale lo soddisfa appieno. E così la scena viene ripresa da più angolazioni con più camere a vari frame rate, così che poi si possa scegliere tra slow motion e ripresa a velocità normale, a 24 fotogrammi al secondo. E la ripresa a un frame rate più elevato ha creato un effetto pulsante nel neon, che solitamente non si verifica quando si riprende a una velocità normale dell'otturatore, ma che si verifica invece quando si riprende a frame rate più alti. Questa pulsazione dei neon, secondo Ridley Scott, ha contribuito a esaltare l'inseguimento di Deckard nei confronti di Zora. Un'altra caratteristica innovativa di Blade Runner sono sicuramente quei coni di luce che vediamo in quasi ogni scena del film. Questi coni di luce sono esaltati da che cosa? Dall'utilizzo del fumo, che ha anche un valore metaforico in Blade Runner, simbolo di un futuro inquinato e pieno di criminalità. Ma il fumo naturalmente è tanto bello come resa visiva quanto problematico in fase di ripresa. È difficile da controllare e la sua densità va mantenuta costante, perché un lieve cambiamento può creare grandi cambiamenti a livello di contrasti. I coni di luce onnipresenti nel film sono stati parzialmente giustificati anche da che cosa? Da quegli enormi dirigibili che si stagliano nel cielo di Los Angeles. I coni di luce che emanano rappresentano una invasione della privacy delle persone.
sono onnipresenti e prima o poi ti trovano, ti illuminano, anche se tu sei tranquillo in casa tua. Per realizzare questi particolari coni di luce sono stati utilizzati dei riflettori xenon, che fino ad allora erano utilizzati solamente per pubblicità notturne o eventi sportivi. Questa è una caratteristica peculiare del film ed è una di quelle che più forse farà ricordare la pellicola dal punto di vista fotografico del lavoro di Jordan Cronenweth. Nel corso del film poi vediamo ogni tanto, quando vengono inquadrati i replicanti, una luce particolare nei loro occhi. Per realizzare questa ripresa veniva utilizzato uno specchio semi-argentato che trasmette e riflette luce allo stesso momento. Specchio posizionato davanti all'obiettivo a 45 gradi di inclinazione. Una luce esterna poi veniva proiettata sullo specchio e in questo modo la luce veniva riflessa negli occhi del personaggio lungo l'asse ottico dell'obiettivo. E per aggiungere colore a questa luce negli occhi a volte si utilizzava un gel applicato sulla luce che veniva proiettata sullo specchio. E spesso e volentieri si girava una scena con e senza questa luce negli occhi, in modo che poi Ridley Scott potesse scegliere quale ripresa preferiva, se con o senza la luce riflessa negli occhi. E nel corso del film questa luce la vediamo negli occhi di Zora, di Rachel, di Roy e anche negli occhi della civetta che si trova a casa del dottor Tyrell. Come ho detto poco fa, per illuminare i volti frequentemente si utilizza un alto contrast ratio, diciamo un lato del volto è ben illuminato, l'altra metà del volto invece è nell'oscurità. Mentre invece, che ne so, nelle sitcom spesso e volentieri vediamo che il contrast ratio nell'illuminazione dei volti è molto basso, nel senso che entrambi i lati del viso hanno quasi lo stesso livello di luce che li illumina. Ma c'è un'altra combinazione molto usata in questo film per illuminare i volti. Una luce soffusa in primo piano e una luce molto più forte proveniente da dietro, una backlight. E spesso e volentieri si può ottenere questo effetto utilizzando anche solo una luce. Basta posizionarne una molto potente da dietro e poi farla rimbalzare sistemando un semplicissimo pannello bianco davanti all'attore. E uno dei più bei primi piani di Blade Runner probabilmente è stato realizzato proprio così. Mi riferisco al primo piano di Rachel mentre Deckard le fa il test Voight Kampff. Sta fumando una sigaretta e una luce fortissima arriva da dietro, da un angolo che colpisce solo capelli, il collo, la mano e il fumo della sigaretta. E luce che probabilmente viene appunto fatta rimbalzare con un pannello riflettente, probabilmente bianco, posto davanti all'attrice. Tutto qui, nient'altro. Spesso e volentieri, ragazzi, la semplicità paga. Peraltro questo approccio, ovvero di una forte retroilluminazione e rimbalzo frontale, riprende le atmosfere di alcuni video musicali e pubblicità proprio degli anni 80. Come ho detto poco fa, questa tecnica si alterna a un'altra illuminazione dei volti con un maggior contrasto sui volti dei personaggi, quasi split, ovvero metà volto illuminato e metà completamente nell'oscurità, proprio da tipico film noir. Nella scena del bacio tra Deckard e Rachel poi c'è una combinazione di uso della luce. Su Deckard è più forte, sfruttando anche le veneziane, su Rachel invece è molto più morbida. Altre volte invece i volti vengono illuminati dal basso, soprattutto quando ci sono dei primi piani del replicante Roy, personaggio pericoloso, e infatti l'illuminazione dal basso ci restituisce un'idea di disagio. Perché? Perché l'illuminazione dal basso, ragazzi, non è un'illuminazione naturale. L'illuminazione naturale è quella del sole, che da dove arriva? Dall'alto. Dall'alto verso il basso. Il contrario, dal basso verso l'alto, per noi non è naturale. Infatti, ragazzi, ad esempio, quando in un film vediamo un gruppo di bambini che si raccontano intorno al fuoco una storia di paura, il bambino con la torcia come la tiene? Dal basso verso l'alto. In altre scene invece vengono sfruttate superfici riflettenti o addirittura l'acqua per illuminare la scena, oltre ad alcuni espedienti come ad esempio i manici degli ombrelli delle persone che sono illuminati. In alcune scene di Blade Runner poi, in determinate location, vediamo che i soffitti sono molto bassi e spesso e volentieri sono inquadrati in scena. E anche nei film noir si usava fare ciò. Magari con angolazioni dal basso si riprendevano gli attori con inquadrato anche il soffitto. Se poi guardiamo un attimo alla casa di Deckard, ragazzi, che cosa vi ricordano le sue pareti? Quale altro grande film ha girato solo qualche anno prima Ridley Scott? Esatto, Alien. E gli interni della casa di Deckard a me ricordano molto le pareti interne della Nostromo.
E secondo me non è un caso, perché anche nelle musiche Blade Runner ricorda in alcuni casi molto da vicino Alien. Due parole voglio dire anche sulla bellissima scena quando Deckard va a conoscere il dottor Tyrell e poi conosce Rachel. La scena prevedeva che la stanza fosse illuminata dalla luce dell'alba. Fuori dalle finestre c'era uno schermo di proiezione sul quale era proiettata una lastra della città di Los Angeles all'alba. E mentre i personaggi si muovono nella parte inferiore dello schermo, per la parte superiore si è creato uno sfondo apposito in movimento. Due parole anche sull'ice room, sulla stanza di ghiaccio. È stata ricreata in una stanza per la conservazione della carne, con lo scopo di dare l'illusione di un laboratorio di ingegneria genetica refrigerata. Pensate che la truppa ha girato lì dentro per 2 giorni a 7 gradi sotto zero. Per il film poi sono state utilizzate lenti anamorfiche. E da che cosa capiamo che in un film vengono utilizzate lenti anamorfiche? Beh, sicuramente dai tipici bagliori di luce, ma anche dal fatto che gli elementi fuori fuoco, in particolar modo quelli rotondi, tendono a essere un po' più allungati. Secondo molti, questo tipo di obiettivi anamorfici, riprendono la scena in un modo più piacevole rispetto alle lenti sferiche. E qui c'è una grandissima diatriba. Ad esempio, se avete visto il video precedente su Blade Runner 2049, saprete che invece Deakins preferisce utilizzare lenti sferiche. Vabbè, ma poi alla fine, se i risultati sono questi, direi che vanno bene entrambi. Se poi dietro c'è un direttore della fotografia che sa come usarle sia l'una che l'altra. Bene ragazzi, il video si conclude qua, io spero che sia stato interessante. Come vi ho anticipato durante il video, la prossima analisi tratterà il capolavoro di Orson Welles, Quarto Potere, ragazzi. L'ho già rivisto, ho già scritto il video, l'avevo visto prima di intraprendere la carriera di fotografo e videomaker, e averlo rivisto con l'occhio di fotografo, devo dire che oggettivamente per l'epoca è veramente un capolavoro. Per cui ragazzi, io come sempre vi ringrazio delle iscrizioni, dei commenti che mi lasciate, delle visualizzazioni. Se avete qualcosa da aggiungere a questo gran film dal punto di vista fotografico, naturalmente scrivetemelo qua sotto, e vi do appuntamento al prossimo video, Quarto Potere di Orson Welles. Ciao a tutti!